e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la politica. È arrivato a mezzogiorno Luigi Di Maio a Teramo per una passeggiata elettorale al mercato del sabato insieme alla candidata presidente 5 Stelle Sara Marcozzi. Il ministro del lavoro è stato accolto dal prefetto di Teramo Graziella Patrizi e dal questore Enrico De Simone. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Arriva Luigi Di Maio a Teramo, accompagnato dalla candidata presidente alla Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, per una passeggiata elettorale tra le bancarelle del mercato settimanale. Ad accoglierlo il prefetto Graziella Patrizi e il questore Enrico De Simone. Di Maio interviene subito sul tema del lavoro, che secondo il suo punto di vista aumenterà per tutti, e non si sottrae al commento sul sondaggio odierno che vede la Lega superare di oltre 10 punti il Movimento 5 Stelle. Ministro, il sondaggio vi dà 11 punti sotto la Lega. Cosa state sbagliando? Quei sondaggi sono i sondaggi che non ci hanno mai dato come prima forza politica durante le elezioni e la campagna elettorale delle politiche. Io non credo nei sondaggi, non ci ho mai creduto quando andavano bene e non ci ho mai creduto quando vanno male. Io credo ai sondaggi delle persone, alle piazze, ai mercati, ma soprattutto credo ad un'altra cosa, ai dati che ci servono a migliorare la qualità della vita degli italiani. Il ministro Di Maio, incalzato poi sulle regionali in Abruzzo, non risparmia critiche aspre sia a Legnini che a Marsilio. La prima cosa assurda che sto vedendo è che in questa regione chi ha distrutto la regione adesso sta dicendo come la si possa salvare, e questa è la follia più grande. Abbiamo da una parte Legnini, che ha partecipato alle malefatte del PD dai tempi del governo Monti votando la Fornero, e dall'altro uno che l'Abruzzo neanche lo conosce, non è neanche dell'Abruzzo, ma ha dentro tutti coloro che hanno fatto parte di quel centrodestra regionale che ha contribuito a mettere in ginocchio questa regione. Stuzzicato infine sulla recente polemica dell'imprenditore vicino alla Teramo Calcio, che ha sostenuto in un'intervista diventata poi virale di rispettare la camorra come la camorra rispetta lui, Di Maio ha risposto senza esitazioni. Non solo la mafia e la camorra sono una montagna di merda, ma bisognerebbe evitare di parlare così a cuor leggero di temi che hanno rappresentato sofferenze per popoli e popoli. Il mio popolo è purtroppo ancora sotto gli effetti di politiche criminali che non sempre sono solo delle organizzazioni criminali. La camorra esiste perché è esistito, esiste ancora una classe politica che l'ha avallata, che l'ha favorita. Quindi evitiamo frasi fatte o frasi infelici, profondamente infelici, come quelle che sono state pronunciate sulle organizzazioni criminali, i luoghi comuni del cavolo. Dopo il caso della lista DC, UDC, Idea, stamani dura presa di posizione del segretario nazionale democristiano Rotondi, che ha parlato senza mezzi termini di gioco scoperto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Ascoltiamo. Sono stato contattato qualche mese fa da amici giornalisti vicini ai 5 Stelle e mi hanno detto: guarda che ti candideranno presidente. Io dico: ma guarda, lo reputo proprio difficile. Dico: perché la mia sarebbe una candidatura debolissima. Vedrai che cercheranno una candidatura debole e lungo la strada faranno di tutto per renderla ancora più debole, perché i patti sono che l'Abruzzo deve andare ai 5 Stelle. Quindi quando si è manifestata questa candidatura di Marsilio, che è persona rispettabile e da noi rispettata, io già mi sono messo un po' in sospetto. Quando si sono inventati questo psicodramma dei candidati dell'UDC, mi sono ricordato questa cosa, ho detto: aveva ragione come sempre il giornalista ben informato. Ne dico un'altra, che in Piemonte ieri la Lega ha detto che corre da sola, quindi il gioco è scoperto. Ma la Lega ha due patti, uno è la Lega si prende i consiglieri col centrodestra e divide il potere con i grillini. Mi sembra chiaro che i grillini non possono fare alleanze, se ci si arrampica sugli specchi per vedere come favorirli da una parte e come prendersene il favore dall'altra. La Lega va da sola in Piemonte perché lì gli metteranno una testa di legno i grillini, è così chiaro. Sulla vicenda oggi il candidato presidente della regione Marco Marsilio ha dichiarato che non rimarrà indifferente nei confronti di chi ha creduto con serietà di volersi impegnare in questa vicenda. Pronta la risposta di Rotondi. Che le sue dichiarazioni sono opportune, che un po' di riflessione in più prima
era obbligatoria e adesso bisogna vedere come uscire da questa situazione. Fermo restando che noi siamo la Democrazia Cristiana, siamo la storia di questa regione, non abitiamo per caso qui. Qui di Democrazia Cristiana parlano anche gli indonaci delle case. Abbiamo forza, muscoli, testa e cuore per farlo vincere anche contro la sua volontà. Oggi Open Day del comitato elettorale del candidato al Consiglio regionale per la Lega Vincenzo D'Incecco in Corso Vittorio Emanuele a Pescara. Perché avete deciso di appoggiare Marco Marsilio? Perché io credo che sia la persona giusta per sollevare le sorti di questa regione, un abruzzese, perché Marco Marsilio è un abruzzese, figlio di genitori abruzzesi che sono andati a studiare a Roma, a lavorare a Roma e che ha deciso di ritornare su questa terra per portare la sua esperienza, l'esperienza di un parlamentare maturata anche sui banchi del Consiglio Comunale di Roma. Una persona vera che io conosco, ho la fortuna di conoscere da oltre 20 anni, che siamo convinti, sono convinto, si impegnerà per il nostro territorio in maniera importante. Quale contributo porterete alla nostra regione? Io credo che la Lega porterà il contributo più forte e più importante. Uno, perché in questo momento è il partito che rappresenta maggiormente le spinte e l'ideale degli italiani. Due, perché abbiamo una squadra forte di amministratori locali che vogliono essere il traino per il futuro governo regionale. Siamo convinti della vittoria e siamo convinti che porteremo idee nuove, un impegno nuovo e rinnovato sulla scorta di quello che sta facendo Salvini al governo nazionale. Io credo che la lista di Pescara sia una bella lista, fatta di persone con estrazioni diverse. Personalmente penso di poter portare, dopo 10 anni di Consiglio Comunale a Pescara e 5 anni di provincia, l'esperienza di un amministratore che ha fatto la gavetta e che vuole iniziare a parlare di leggi e a cercare di cambiare la regione per quelle che sono gli aspetti più importanti, che appunto sono la sanità, l'inquinamento, l'ambiente, il turismo, quindi il marketing territoriale e l'occupazione e il lavoro. Insomma, qui c'è molto da fare, perché in questi 5 anni la precedente consigliatura, il centro-sinistra, ha danneggiato notevolmente questa regione e dobbiamo riportarla ai fasti di un tempo. Nuove adesioni al progetto portato avanti dal senatore Gaetano Quagliariello a capo del movimento Idea. La platea si amplia con l'ingresso dell'ex assessore regionale Mimmo Srur. Vediamo. Due amministratori locali, i sindaci di San Benedetto Imperillis e di Sant'Eusanio Forconese, assieme all'ex assessore regionale Mimmo Srur, aderiscono al progetto Idea, nato 3 anni fa e che vede nel suo leader il senatore Gaetano Quagliariello. Un'adesione che non è per le regionali specificatamente, anche se ovviamente si sosterrà il centrodestra con il candidato Marsilio, ma che nasce, come ha spiegato Srur, soprattutto per impegnarsi in una politica moderata, nuova, che sia a servizio della gente, senza alzare i toni, recuperando i veri valori della politica e aiutando anche, creando una rete, gli amministratori locali che tante difficoltà hanno anche per la ricostruzione. Persone moderate con la schiena dritta, ha detto Quagliariello, perché mentre l'area sovranista è ben rappresentata nel centrodestra da partiti come Fratelli d'Italia e la Lega, l'area che chiamo liberale cristiana, quella moderata, insomma, ha bisogno di essere rafforzata e rifondata con le persone giuste. Sul caso UDC, in seno al centrodestra per le elezioni regionali del 10 febbraio, che tanto ha fatto scalpore, Quagliariello bolla la questione così: non vogliamo una rottamazione delle persone, ma delle cattive pratiche. Al di là di ogni cosa non si inseriscono i candidati la notte prima, questa è stata sanzionata, ha fatto bene Marsilio a far questo, ha avuto la nostra adesione, ora questa vicenda si chiude, ci sono tanti candidati che sono parte lesa in questa vicenda, che devono riavere la loro dignità, il loro simbolo e devono fare campagna elettorale. A Mosciano Sant'Angelo c'è stata la presentazione della lista Abruzzo Insieme, in corsa alle regionali a supporto della candidatura di Giovanni Legnini. Per noi Alfredo Primati. Dopo le traversie legate ai ricorsi che hanno rischiato di estromettere dalla corsa alle regionali la lista di Abruzzo Insieme, il Movimento Civico di Donato Di Matteo continua la sua campagna elettorale sul territorio presentando i volti che compongono la lista per la provincia di Teramo. Augusto Di Stanislao, Cristina De Dominici, Ercole Core, Giorgia Di Pasquale, Antonino Guarnaccia, Giulia Sidoni e Andrea Guizzetti. Con questi nomi Abruzzo Insieme spera di dare un contributo importante alla vittoria per il centrosinistra del candidato presidente Giovanni Legnini. Il Consiglio regionale deve avere amministratori
che capiscono il ruolo che si ha, quello di essere legiferatori. La Regione è un ente di legiferazione, deve avere la capacità di riportare all'attenzione della politica una vera politica sanitaria che guardi alla salute dei pazienti e un riequilibrio delle aree interne rispetto alle aree costiere e poi molto impegno con leggi importanti, anche con sostegni per il lavoro. Siamo un bel mix tra innovazione e diciamo, attività di conoscenza già del territorio e siamo certi di portare un contributo e di riportare a votare tanta gente che in questi anni si è disamorata alla politica. La mia candidatura con Abruzzo Insieme e con Donato Di Matteo è per la condivisione di un progetto che riguarda sia la sanità ma sia anche altri settori dell'attività della Regione. Restiamo nel Teramano perché ieri è stata presentata a Martinsicuro la candidatura all'interno della lista di Avanti Abruzzo. Grande attenzione questa sera per Martinsicuro, dove abbiamo due candidati che rappresentano idealmente questo magnifico territorio, due candidati che sono espressione del territorio, che sono espressione di due esperienze politiche che possono in qualche modo essere messi al servizio di questa città, di questa realtà, in questa così difficile competizione elettorale. Perché ci sia davvero un'attenzione per questo territorio e perché la sinergia tra questi due candidati possa portare a uno sviluppo che mai come in questo momento per il territorio di Martinsicuro è necessario. Ricordiamo che non c'è mai stato un consigliere regionale, forse questa è la volta buona perché questa città lo esprima. È un progetto politico il nostro che inizia 12 anni fa nelle liste civiche, ancora oggi ci ritroviamo qui per una candidatura importante, quella Regione. Un desiderio che abbiamo avuto fin dall'inizio quando abbiamo iniziato a fare politica, quello di dare una rappresentanza alla nostra città anche all'interno del collegio regionale. E quindi siamo qui per fare questa battaglia e portare finalmente Martinsicuro ad avere quel ruolo che merita all'interno della Regione e perché no contribuire assolutamente anche al suo sviluppo. Questo è il nostro obiettivo, continuando a mantenere quella che è la nostra identità civica che da sempre abbiamo avuto fin dagli inizi della politica che abbiamo intrapreso. Dobbiamo far sì che ci sia un punto di unione fra l'interno, quindi fra Teramo e la costa e quindi arrivare ad un quid complessivo. Del resto penso di poter apportare quelle che sono le mie esperienze amministrative nel campo, esperienze nel campo legale, ma principalmente quello che mi propongo è il poter portare il cittadino veramente in Regione, quindi per far sì che ci sia un'unione che in altre epoche passate non c'è stata. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla politica ed andiamo alla cronaca. Un uomo di 86 anni, nato a Capestrano, L'Aquila, è residente a Pescara, è rimasto ferito in modo grave questa mattina nel capoluogo adriatico in via Pepe, dove l'anziano che era su una bici è stato investito da un'auto. Soccorso dei sanitari del 118 arrivati sul posto con un'ambulanza della Misericordia, l'86enne è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e facciale. I rilievi e la ricostruzione dell'accaduto sono affidati agli agenti della Polizia Municipale. In ricordo della famiglia Grauer, deportata e uccisa ad Auschwitz, a Lanciano sono state posizionate le pietre di inciampo dell'artista tedesco che ha ideato l'iniziativa. Vediamo. Preziosi simboli a ricordo della Shoah e delle sue vittime, della volontà di rendere sempre viva la memoria e promuovere nel tessuto urbanistico delle città una memoria appunto diffusa dei cittadini deportati nei campi di concentramento nazisti. Pietre d'inciampo per ricordare la deportazione ad Auschwitz della famiglia Gruer, arrestata a Lanciano nel 1943, sono state poste in Largo San Giovanni, dove in tristi giorni si aprivano le porte del ghetto. Blocchi in pietra ricoperti da piastre d'ottone, opera dell'artista tedesco Gunther Demnig, su iniziativa del liceo scientifico Galilei, che da anni celebra il giorno della memoria con testimonianze, allestimenti particolari e una partecipazione totale e intensa da parte degli studenti. Nel 1943 Samuel Gruer con la moglie Rosa, i piccoli figli Marco e Tito furono arrestati a Lanciano. Dopo la detenzione a Chieti, L'Aquila, Firenze e Milano, la loro destinazione fu quella di Auschwitz, da dove non fecero
più ritorno. Gutner Demnig. È molto contento di aver portato tante persone, soprattutto giovani qui, e giovani che si chiedono come questo sia potuto succedere e che sperano che tutto questo non succeda mai più. Una giornata particolare e intensa, in mattinata presso la sala consiliare del comune, i ragazzi del Galilei hanno discusso di internamento, ricordato la famiglia Gruer, sottolineato il valore della memoria e dei simboli delle pietre d'inciampo. Un'altra preziosa testimonianza di sensibilità dopo quella dell'intitolazione dei corridoi della scuola ai martiri lancianesi, il professor Luciano Biondi. Io credo che sia l'unico modo per rendere protagonisti questi ragazzi affinché queste belle parole che ci diciamo in continuazione sulla memoria, sul fatto che tutto non deve più accadere, eccetera, eccetera, abbiano veramente un riscontro effettivo. Portare i ragazzi ad essere protagonisti di queste iniziative e non soltanto passivi, non soltanto spettatori, come spesso purtroppo continua ad accadere. Nell'ambito della rassegna alternativa cinema è stato presentato allo Smeraldo di Teramo il docufilm 1938 Diversi del regista Giorgio Treves, improntato sulla terribile pagina della promulgazione delle leggi razziali fasciste. Vediamo. Avevo il mondo per me. Avevo luoghi del mondo dove mi salvavo. 1938, Diversi, è un film che è nato per l'occasione degli 80 anni della promulgazione delle leggi razziali, ma con il produttore volevamo non fare tanto un film di celebrazione quanto cercare di capire come gli italiani, che non sono mai stati un popolo razzista, sotto il fascismo lo sia diventato, quindi capire i meccanismi che sono stati messi in campo per manipolare e modificare il modo di pensare e l'atteggiamento degli italiani. Il documentario di Giorgio Treves, 1938 Diversi, fa riflettere sulla situazione prima e dopo e anche quella attuale che viviamo, e questo ci insegna che non dobbiamo mai mollare la presa, diciamo, della storia e della nostra memoria. Questi schifosi di ebrei bisogna che li distrugga tutti. Io mi accorsi di essere ebreo il giorno in cui mio padre fu licenziato dall'orchestra dell'Eyar e siamo diventati una famiglia miserabile. Quando il produttore Roberto Levi mi propose all'inizio del 2017 di realizzare questo film, mi trovai di fronte sia a affrontare un tema storico generale, quello delle leggi razziali e del fascismo, ma anche a affrontare una storia, chiamiamola personale, privata. Cioè, io non ero nato, ma la mia famiglia subì le leggi razziali e dovette fuggire, e fuggì con l'ultima nave che lasciò l'Italia nel maggio del 1940. Quindi per me è stato un doppio percorso, un percorso di ricerca storica in senso lato e dall'altro un discorso di ricerca più privata su quella che era la storia della mia famiglia. Una programmazione multidisciplinare di teatro, danza e musica all'insegna della sperimentazione allo Spazio Matta di Pescara, con Matta in scena dal 10 al 24 maggio. Al via dal 19 maggio la quarta edizione di Matta in scena, rassegna multidisciplinare di teatro, musica e danza, che si svolgerà fino al 24 maggio presso lo Spazio Matta di Pescara, con tante novità. E Matta in scena ha una grande novità, ovvero è una rassegna multidisciplinare, teatro, musica, danza e altri linguaggi. Propone spettacoli, attività per il pubblico come presentazioni di libri, laboratori, e quindi ha due fondamentali novità.
quella di essere una rassegna multidisciplinare e quella di essere una rassegna che accompagna il pubblico alla visione degli spettacoli, lo coinvolge, lo accoglie, lo fa sentire protagonista. Il teatro da sempre ha un rapporto privilegiato con i luoghi che abita. Subito si è qualificato con un programma molto grande, molto importante, denso, che afferisce tantissimi settori diversi come un cuore pulsante della cultura, specie di quella legata alla danza, alla performance, alla musica, al teatro di questa città. Quindi il MAT ora è partecipatissimo, il calendario di quest'anno lo dimostra. Molti dei talenti di questa città, di questa regione sono presenti nel calendario, ma anche tantissimi artisti e compagnie italiane. Quindi noi possiamo vederci comodamente a casa nostra, qui a Pescara al MAT, invece di andare come a volte capita a Bologna o a Roma o in altre città. Ed ora la pagina sportiva, seduta di rifinitura stamani per il Pescara che domani giocherà la prima gara ufficiale del 2019 ospitando la Cremonese, una delle squadre più rinforzate del mercato. Rosa praticamente al completo per Pillon, anche se Balzano non è al meglio, gli potrebbe essere preferito Ciofani. Mascini in vantaggio su Melegoni, per il resto va verso la conferma la squadra che ha superato la Salernitana a fine dicembre. Per i biancazzurri c'è anche l'occasione di accorciare le distanze dal Palermo, sconfitto ieri sera in casa. Ascoltiamo le parole del tecnico Pillon nella classica conferenza pre-gara. Sarà una bella verifica domani, sei sul pezzo, nel senso che tu puoi, noi abbiamo lavorato secondo me molto bene, sia sul piano fisico che sul piano tattico, con molta intensità la prima settimana dove abbiamo lavorato tantissimo e questa settimana abbiamo lavorato una seduta al giorno anche per essere un po' più brillanti per la partita della Cremonese, però abbiamo lavorato bene questa settimana, però tutto il riscontro lo rivedi poi quando giochi, quando fai la partita. Chi è più continuo, non molla un colpo, vince sicuramente. Perciò quello, l'obiettivo di cercare di far più risultati positivi, di avere un trend positivo, è quello. Quello che non abbiamo avuto in un certo periodo, la costanza che non abbiamo avuto lì, dobbiamo trovarla. L'obiettivo primario, l'ho sempre detto, qual è? Arriviamo ai 45, salvezza, poi pensiamo all'altro obiettivo. Non fare così, sono d'accordo con lei, però quello lì 32. Gli obiettivi vanno raggiunti. Io credo che la squadra, cioè, alle volte vedi come in Serie B, se non hai il piglio giusto. Per me, di giocatori in assoluto, una delle squadre più forti del campionato. L'ho detto all'inizio, ma lo ridico adesso. Fra l'altro, leggo che stanno cercando di prendere dei giocatori non importanti di più, perciò è una squadra da prendere con le molle. Lo testimonia il 4-0 che ha fatto contro il Perugia. È una squadra che la velocità e l'abbattimento di fronte sono molto bravi. Perciò, io la considero una delle squadre sicuramente più forti del campionato. Si attende la conferma? No, guarda, ti dico la verità, non ci penso proprio. Non penso a questa cosa. Io penso alla Cremonese, che è la cosa più importante. Perché è quello, noi allenatori viviamo in base ai risultati. Purtroppo è questo. Che Paolo va dentro, sei un fenomeno, Paolo va fuori, non capisci niente. Perciò è inutile che io mi ponga delle cose per il futuro che poi sono troppo non navigato, perché sennò mi sento vecchio, ma lei è realista. Bravissimo, io sono realista, perciò. Ed ora andiamo in Serie C, il Teramo torna in campo oggi dopo la sosta del campionato. Per i biancorossi alle 18.30 c'è l'impegno in casa della San Benedettese. Si continua contemporaneamente a lavorare sul mercato, ma Strilli nelle ultime ore ha lasciato la squadra per andare al Bisceglie, mentre per quanto riguarda il reparto avanzato salgono le quotazioni di Saveriano Infantino. Il servizio di Ania Cantagalli. È tempo di tornare in campo per il Teramo, lo farà al Riviera delle Palme contro la San Benedettese dopo la sosta di campionato. Biancorossi che non avranno il rinforzo atteso per il reparto avanzato, come ormai noto Costantino ha detto di no, si sta cercando di portare a Teramo un attaccante di spessore, ma per la sfida contro i rossoblù, molto sentita da entrambe le tifoserie, ci sarà per il momento Sparacello che farà probabilmente coppia con Zecca, visto anche le condizioni non ottimali mali di Barbuti. Abbiamo fatto le giuste vacanze perché venivamo da un periodo di grande stress emotivo, di grande carico cognitivo, oltre che fisico, tecnico, tattico e
e fisico-tecnico-tattico, quindi anche un grande sforzo cognitivo, e quindi era giusto recuperare, e credo che domani saremo in campo pronti a dare battaglia, anche perché vogliamo fare il miglior risultato possibile. E quindi questo risultato passa attraverso questa tappa fondamentale che è la partita con la San Benedettese, alla quale ci teniamo molto, anche per i nostri tifosi, per la nostra gente, quindi non ci interessa chi è l'avversario, anche se è la San Benedettese, ma ci interessa quello che facciamo noi domani, come sempre tra l'altro, e quindi vogliamo fare una buona gara per noi stessi e per regalare una soddisfazione ai tifosi e alla gente di Teramo. Claudio è un giocatore che ha ottime qualità, quindi credo che queste qualità lui non le abbia mai espresse nel corso della sua carriera, e quindi è un giocatore invece che potrebbe fare molto bene, e sono convinto che prima o poi tirerà fuori queste qualità. Io spero che già inizi da domani o nel corso della stagione. Per quanto riguarda il resto della formazione non sembrano esserci molti dubbi. Maurizi dovrebbe confermare Spighi come tutta fascia a destra, sulla scia di quanto visto qui nell'ultima gara prima della sosta contro il Sudtirol, gara vinta dal Teramo, quindi Spighi che dovrebbe vincere il ballottaggio con il rientrante Ventola. Nessun dubbio per il resto del centrocampo, con Giorgi che quindi sembra destinato a partire dalla panchina. Non ci sarà il capitano Ivan Speranza, che sembra anche dalle parole di Maurizi che ne avrà ancora per un po' prima del ritorno in campo. Dall'altra parte, in casa San Benedettese, non ci sarà l'ex Ilari per squalifica. Adesso sono concentrato anche la squadra, tutti noi, credo anche la dirigenza, tutti siamo concentrati per poter fare una buona gara domani. Quindi il mercato se ne riparlerà magari domenica, lunedì, ma già iniziamo a pensare poi da lunedì, da domenica dopo la partita c'è il Limolese, giochiamo in questa settimana 3 volte, poi abbiamo nel corso del tempo dei turni infrasettimanali di Coppa Italia, quindi dobbiamo essere concentrati sull'attività del campo. In Serie D, giornata condita da 2 derby abruzzesi, al Valle Anzuca c'è Francavilla Vastese, mentre al De Marsi si gioca Avezzano Giulianova. I 3 punti servono a tutte e 4 le compagini. Pineto e Notaresco invece avranno impegni lontano dalle mura amiche. Il servizio di Jacopo Forcella. I 2 derby della 4ª del girone di ritorno saranno il piatto forte della domenica abruzzese in Serie D. Partite nelle quali ci si gioca molto più dei 3 punti, gare che diranno chi esce dal proprio cono d'ombra e chi invece può entrare nel tunnel della vera e propria crisi dei risultati. Partendo dal Valle Anzuca, dove Francavilla e Vastese devono cominciare a fare punti in un 2019 che, se agli aragonesi ha regalato soltanto il successo contro un Materica comunque in difficoltà, ha visto i giallorossi racimolare solo 1 punto nello 0-0 di Pineto nel giorno dell'Epifania. Tra domenica scorsa e il turno infrasettimanale, 2 sconfitte a testa, Campobasso e Montegiorgio per il Villa, San Maurese e San Giustese per i biancorossi, poco, davvero troppo poco per entrambe le formazioni che domani hanno bisogno del bottino pieno. Il punto al limite potrebbe accontentare solo la Vastese, perché gioca in trasferta e perché punta ad una salvezza nel più breve tempo possibile. Montani riavrà Leonetti dal primo minuto dopo la botta al ginocchio, torna a Palestini a centrocampo, mentre Del Duca sarà fuori per squalifica, dunque la coppia centrale difensiva potrebbe essere formata da Sbardella e Iarocci. Gara da ex per Fabio Montani. Noi dobbiamo continuare a pensare a noi stessi, avendo ovviamente il massimo rispetto, perché Francavilla è una squadra costruita e disegnata per fare i playoff, quindi la squadra importante, ma come lo era anche domenica scorsa la San Maurese domenica, mercoledì qui in casa, tutte le partite sono toste in questo momento, quindi è una partita difficile. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, i ragazzi stanno facendo un grande lavoro e io in mezzo a campo me ne rendo conto, perché le prestazioni è vero che sono altalenanti, ma io non mi voglio nascondere dietro un dito, ma è sempre la stessa solfa. È una squadra nuova che da dicembre, da Natale è stata finita, è stata completata, può avere questi alti e bassi, dobbiamo eliminarli più in fretta possibile perché al ritorno i punti sono pesanti, e mi aspetto una partita importante, una partita tipo quella di mercoledì da parte dei miei.
Sul fronte opposto il Francavilla, scottato dalla partita del Villa San Filippo, sembra avere di nuovo perso il feeling con il gol. A segno una sola volta nel nuovo anno, per di più su calcio di rigore con Banegas nell'anticipo di 7 giorni fa proprio al Valle Anzuca. I 31 punti raccolti finora non soddisfano, tempo per risalire c'è, ma la classifica si accorcia di settimana in settimana, senza contare i tanti recuperi ancora da disputare col Villa, che invece ha giocato tutti i match finora in programma. Sicuramente una partita difficile, un derby, veniamo da 2 sconfitte e mi pare anche loro da vengono da 2 sconfitte, quindi insomma dobbiamo ritornare a fare punti, a fare risultato. Sicuramente in casa poi ci aiuta, abbiamo fatto solo una sconfitta e dobbiamo riprendere il cammino verso l'obiettivo nostro. 125 km di distanza separano questo derby dall'altro, quello ad alta tensione e non solo per la classifica, tra Avezzano e Giulianova. In casa giallorossa è ufficiale l'arrivo sulla panchina di Dario Bolzan, l'ex tecnico di Castelfidardo e Folgore prende il posto di Stallone, esonerato giovedì 24 ore dopo la sconfitta interna con la San Maurese. L'ultimatum del presidente Bartolini a caldo dopo l'infrasettimanale sembrava poter concedere almeno un'altra possibilità all'allenatore ex Monticelli, ma così non è stato e il Giulianova, che pure deve recuperare ancora con l'Olimpia Agnonese, ha l'obbligo di riprendere il cammino verso la salvezza. La vittoria manca dal 2 dicembre, 0-1 in casa della Vastese, da allora solo 2 punti in 6 incontri, troppo poco. L'Avezzano invece, dopo l'inizio d'anno condito da 2 scivoloni con Cesena e Montegiorgio, al Mancini di Castelfidardo mercoledì ha ritrovato invece il sorriso. 3 gol, successo nello scontro diretto di bassa classifica e anche la conferma che i nuovi Bruni, Padovani e Samb possono rappresentare una garanzia per il futuro immediato dei biancoverdi. Gara particolare per Federico Giampaolo contro la squadra della sua città. È una gara, ma tutte le gare sono difficili e tutte le gare sono speciali per me sinceramente, per cui il Giulianova viene una sconfitta, è un derby, mi ricordo la partita d'andata che perdemmo anche in modo molto sfortunato, abbiamo la possibilità appunto di dare continuità a questo risultato, sarà una partita sicuramente dura, difficile, però venendo con questo risultato qui a Castelfidardo con 3-0 i ragazzi sicuramente acquisteranno morale, fiducia e ci prepareremo bene per fare questa partita al meglio. Detto dei due derby, le altre 2 compagini abruzzesi giocheranno i loro match in trasferta. Il Notaresco, terzo della classe Valcarotti di Iesi, sperando di proseguire il periodo magico che l'ha portato a meno 1 dal Matelica, impegnato invece contro il Montegiorgio, la formazione più in palla di tutto il raggruppamento. I turni infrasettimanali, le 3 partite in una settimana, sai, molte certezze, ma è un tecnico difficile che ce le ha, perché poi bisogna avere la condizione in cui ci ripresentiamo venerdì, però lo spirito deve essere sempre quello, sicuramente sì. Il campo non ci aiuterà perché sarà un campo magari non ben messo in questo momento, però andremo là a giocarci la partita come sempre abbiamo fatto, a cospetto di una squadra che sta facendo anche abbastanza bene. Infine il Pineto, scottato dalla sconfitta sul filo di lana col Forlì di mercoledì, ha uno scontro tutto in salsa playoff con la San Giustese. Vincere significherebbe agganciare i marchigiani in classifica e i biancazzurri contro le big hanno dimostrato di andare fortissimo. Ci spera Maolo per continuare la corsa nelle zone nobili della classifica e centrare gli spareggi che lo scorso anno videro il Pineto arrivare fino all'ultimo atto. Anche per questa edizione è tutto, appuntamento con l'informazione alle 19. Buon proseguimento di giornata.